Siamo qui con un carissimo amico, un grande professionista nella sanità, ma con due grandi amori, il giornalismo e l'Avellino Calcio. Ma hai detto tutto, quindi potremmo già stoppare da qui, ma sicuramente oggi è una giornata particolare perché l'Avellino è tornata nella mia Cervinara grazie all'ingegnere Ragucci. Onestamente ha organizzato un qualcosa di fantastico, basta vedere ciò che si è visto negli spalti, la presenza di voi giornalisti, perché io dico veri giornalisti, quindi già questo fa capire che ciò che si muove intorno all'Avellino, Avellino che è tornata grande grazie alla nuova dirigenza, a Taccone e Company, ma soprattutto è grande perché ha un grande pubblico e una grande stampa intorno. Ricordiamo che la tua collaborazione è con Usert TV, una TV sul web che è dedicata proprio alla zona qui della Valle Caudina. Sì, abbiamo creato un qualcosa che ci sta dando grossa soddisfazione, una web TV, io e Gianfranco Marchese, a cui va il grosso merito perché è lui che ci ha creduto. Abbiamo creato questa piccola cosa con tanti collaboratori e ci sta dando delle grosse soddisfazioni, ma merito va anche ai colleghi di Rete 6 che hanno sempre creduto nell'Avellino, va dato anche al Caudino. Diciamo che la Valle Caudina è presente in tutti i suoi tempi, in tutti i suoi momenti. Dove arriverà questo Avellino? Io spero in Serie A perché l'ho vissuta negli anni addietro, la vorrei rivivere con entusiasmo adesso che il calcio è cambiato, un calcio che ci può vedere protagonista anche in Serie A secondo me. Io qualche po' di tempo fa dissi vorrei rivivere gli anni di Serie A perché allora ero troppo piccolo e non capivo la fortuna di poter vedere la Serie A. Oggi sono più maturo e me la gusterei sicuramente in maniera diversa. Ma sicuramente hai ragione, anche perché non posso dirti diversamente perché ti ho detto, sei un decano del giornalismo, quindi hai vissuto i fasti della Serie A da protagonista. Io l'ho vissuto un pochino defilato perché giocavo a calcio, anche se in categoria inferiore, però giocavo a calcio, andavo allo stadio quando era possibile, però ricordo con entusiasmo, ricordo più di tutti Piotti, era il mio idolo, quindi figurati un po' di quanti anni or sono sto parlando. Rivedere adesso l'Avellino in Serie A con i tempi nuovi, con le nuove tecnologie, con tante altre cose, con la televisione e i media che ci danno più spazio, sicuramente sarebbe uno spettacolo per tutto il mondo secondo me. Sei soddisfatto dei tre acquisti che sono arrivati? Ma ti parlavo prima con l'allenatore della rappresentativa Gianni Esposito e sono rimasto entusiasta di Ciano, onestamente un misto di tecnica. Ha fatto quel gol che è stata una cosa spettacolare. Quello ti stavo dicendo, veramente una cosa eccezionale, ma tecnicamente lo si vede che è un giocatore di altra categoria. Speriamo esploda l'Avellino definitivamente, anche perché esplodendo lui significa che l'Avellino arriverà molto molto in alto. Io chiudo le interviste con Forza Lupi, Forza Avellino. Ma Forza Lupi, Forza Avellino, Forza Cervinara, oserei dire. Grazie.